Siamo in Foggia e oggi celebriamo la festività di San Francesco d'Assisi. La processione esce dalla chiesa conventuale di Gesù e Maria, dalla parrocchia dei Frati Minori. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, San Francesco, o Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dov'è la disperazione, che io porti la speranza. Dov'è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. Frate Francesco, in ogni suo sermone, prima di comunicare la parola di Dio al popolo, augurava la pace. Soleva dire ai suoi frati: la pace che non annunziate con la bocca, abbiatela ancora più copiosa nei vostri cuori. Non provocate nessuno all'ira o allo scandalo, ma tutti siano attirati alla pace, alla bontà, alla concordia dalla vostra mitezza. Questa è la nostra vocazione: curare le ferite, fasciare le fratture, richiamare gli smarriti. Io sono Claudia, ho 31 anni e sono sposata con Paolo da 2 anni. Ecco, ascoltando le parole di Francesco, io mi chiedevo quando nella mia vita Dio mi ha permesso di essere uno strumento di pace, quando Dio mi ha chiamata a curare le ferite. E pensavo che tutte le volte in cui Dio mi ha permesso di fare questo è stato soprattutto per gratitudine a Lui, perché Lui è stato il primo che dove era il buio, dove era le tenebre, ha portato la luce e ha fasciato le mie ferite, perché la mia esperienza è che io sono figlia di ragazza madre, non ho mai conosciuto mio padre, e questo mi ha provocato una grande sofferenza, perché ecco, c'era un grande dubbio nella mia vita, cioè che io non ero amata, che non ero nata da un atto d'amore. E Dio, questo dubbio, ecco, in queste tenebre è entrato e ha portato la verità, e cioè che io sono sua figlia e che mi ha voluta sin dal principio. E questa consapevolezza, questa certezza, ecco, mi ha permesso di curare le ferite di chi avevo accanto, prima di tutto di mia madre, che è gravemente disabile e in questo momento è in ospedale, e Dio mi ha donato di curarla con la stessa cura che Lui ha avuto per me. Ecco, Dio mi ha donato anche di essere strumento di pace nella mia famiglia, dove eccoci, ci si è fatti prendere anche da problemi di eredità, di soldi, come spesso accade. Ecco, e Dio mi ha messo nel cuore, mi ha concesso di non negare quello che mi veniva chiesto, anche se era ingiusto. Ecco, mi ha permesso di fare questo. Per questo non posso che benedire Dio e testimoniare che le parole di Francesco, ecco, sono vere, che si può essere strumento di provvidenza per gli altri. Bravissima, parole sante, parole giuste. Ad ogni invocazione rispondiamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Tu che sani i cuori affranti e fasci le ferite, guarisci qui ed ora la mia anima, la mia mente, la mia memoria e tutto il mio spirito. Entra in me, Signore Gesù, che come entrasti in quella casa dove stavano i tuoi discepoli pieni di paura, e fa che riesca ad amare tutti quelli che metti sulla mia strada, preghiamo. O Dio, che chiami i tuoi figli gli operatori di pace, fa che noi, i tuoi fedeli, lavoriamo senza mai stancarci per promuovere quella giustizia che solo può garantire la pace autentica e duratura. Preghiamo. O Padre,
Padre, che nel serafico San Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per Cristo nostro Signore. Procediamo in pace, cantando. Fa di me uno strumento della tua pace. Dov'è la disperazione? Io porti la speranza. Dov'è tristezza? Io porti la gioia. Dove sono le tenebre? Io porti la luce. Beati i pacifici, poiché saranno chiamati figli di Dio. Sono veri pacifici coloro che in tutte le contrarietà che sopportano in questo mondo, per l'amore del Signore nostro Gesù Cristo, conservano la pace nell'anima e nel corpo. Sono Roberto e molti di voi mi conoscono. Parlare della disperazione come antitesi alla speranza, della tristezza come contrario della gioia e come tenebre che si contrappongono alla luce, mi ha fatto pensare immediatamente a tutte le situazioni di disperazione, di povertà che il Signore ha posto davanti alla mia vita in quanto mi ha concesso di operare in una parrocchia vicino ai poveri, agli ultimi e agli abbandonati. Io non conoscevo né la disperazione né il buio. Io, grazie a Dio, venivo da una famiglia buona e girando, conoscendo, entrando nelle case dei poveri, dei piccoli, di quelli che avevano difficoltà ad arrivare a fine mese, di quelli che venivano a chiedere qualcosa da mangiare perché la loro tavola non era piena, quelli che venivano a chiedere di pagare una bolletta o di provvedere a che uno dei loro figli potesse avere una visita specialistica, cose perlomeno normalissime, è stata una sorpresa. Ho toccato con mano situazioni che non immaginavo e il Signore mi ha concesso di uscire fuori da una indifferenza che è una malattia, è un modo di vivere soltanto per sé, è un modo di pensare soltanto alle cose proprie, di non vedere. Ecco, io non vedevo. Il Signore mi ha concesso attraverso questa esperienza di farne esperienza e di fare cosa? Di essere semplicemente uno strumento, perché mi sono reso conto che anche con gli sforzi della comunità, della parrocchia, della Caritas, non riesce a dare una risposta significativa a quelli che sono i bisogni veri delle persone che sono povere. E ti accorgi di dover uscire da questa indifferenza, di diventare riflesso dell'amore di Dio. E non è facile, soprattutto quando la tua vita non brilla di quello stesso amore, soprattutto quando vuoi trovare delle soluzioni umane a problemi che non sono solo umani. Ma poi il Signore, diciamo, ha fatto di più. E ha fatto sì che io potessi essere al buio a un certo punto della mia vita, della mia esistenza. E trovarsi dall'altra parte, trovarsi tra quelli che vivono al buio, è stata un'esperienza importante per la mia fede. È stato un passo che mi ha fatto finalmente incarnare quelle che erano le cose che io vivevo soltanto in secondo piano. Di notte una situazione difficile che ha fatto sì che uno dei miei figli venisse accompagnato da sorella morte all'incontro col padre. E non è stato semplice riaccendere le luci, non è stato facile dire parole di speranza, non tanto agli altri, ma alla mia vita. Il Signore è stato buono, mi ha messo attorno tante possibilità nuove, mi ha fatto sperimentare in maniera reale la sua sofferenza ma anche la sua dolcezza, mi ha fatto sperimentare la dolcezza di tanti fratelli, di tante sorelle,
mi ha dato la possibilità di incontrare davvero il suo messaggio di amore e risurrezione, perché quella è la speranza. Non divagliare in questo mondo come va, ma credere che c'è una possibilità, che è una realtà, di vivere oltre questa vita per sempre. E attraverso questa esperienza questa luce si è cominciata a riaccendere e mi sono accorto che quando camminavo per strada, cammino ancora oggi per strada, ecco, tanta gente si avvicina e chiede e domanda, perché quando fai esperienza di morte la gente è curiosa di sapere che cosa succede nella tua vita, e quando la tua vita dà ancora, grazie a Dio, valore di speranza, davvero questo annuncio diventa una possibilità reale, una speranza vera, una luce che non si spegne mai. A lode e gloria di Santo Francesco. Amen. Ad ogni invocazione rispondiamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, oh Signore. Signore, apri ancor più i nostri spiriti ed i nostri cuori alle esigenze concrete dell'amore. Fa di noi portatori di pace nella nostra famiglia, nella nostra comunità, nei luoghi di lavoro. Fa di noi artefici di speranza per tutti i nostri fratelli e sorelle. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore, Padre di misericordia, ricordati di tutti quelli che sono in pena, soffrono e muoiono nel parto di un mondo più fraterno. Che per gli uomini e le donne di ogni razza e di ogni lingua venga il tuo regno di giustizia, di pace e d'amore, e che la terra sia piena della tua gloria. Ti preghiamo. Signore Padre Santo, che hai insegnato il tuo unico, il tuo servo Francesco, con le sacre stimmate della passione del tuo figlio, fa che di null'altro ci gloriamo se non della croce di Gesù Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Procediamo. Oh, Lord.
nel serafico Padre San Francesco, povero e umile, hai offerto la tua Chiesa una viva immagine del Cristo. Concedi a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Riceviamo la benedizione di Francesco, a frate Leone, ma a tutti quanti noi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi. Amen. Volga a voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. Il Signore vi dia la sua grande benedizione. Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. San Francesco. Amen.